cari amici, in quel di Friedrichstrasse a Berlino, ma chi ti incontro? Il maestro Fulvio Pinna. Fulvio, eccolo, ciao. Qua, ciao, come che va? Che piacere. Noi da 10 anni ci vediamo una sì. volta l'anno, proprio una volta l'anno, è come il Natale, no? Arriviamo a Berlino noi per il premio Bacco, esatto. E troviamo Fulvio Pinna, che pensate amici è l'ideatore della statuetta Sofia. Esatto. Era il lontano 94, vero Fulvio? È un po' di tempo prima, comunque la prima volta l'abbiamo data Sofia, allora era nel 94. Che bello, ma come ti venne l'idea? L'ha chiamata Sofia, no? Appunto quella statuetta. Sofia, sì, sì, ma è un'idea che è nata qui vedendo Berlino, perché ho trovato i giovani, i ragazzi che andavano in giro con gli strumenti musicali, col violino soprattutto. E quindi è nata questa idea, sulla chiave di violino ho costruito questo ritratto di donna. Che meraviglia! Che è un complesso di armonie molto equilibrate, quindi ha avuto il successo che meritava. Ed ogni anno appunto gli insigniti del premio Bacco ricevono questa mitica statuetta. Ci sono due che non sono mai stati insigniti della statuetta e sono Paola Belloni e Luciano Nelli. Noi la pretendiamo questa statuetta, ce l'ha promessa Fulvio, piccola vediamo, magari. Dovete sapere che quest'uomo nasce in primis come insegnante, perché è vero, culturalmente tu ti sei diplomato ed eri un insegnante in Sardegna, esatto. Tu vieni dalla Sardegna, poi arrivi per a Berlino. Comunque, arrivi a Berlino in che anno, Fulvio? Ma dalla Sardegna mi sono spostato a Roma nel 75 e ho deciso allora di vivere d'arte. Ho lasciato insegnamento e tutto. Quindi pittura, scultura, tutto tondo. Anche un po' di, devo dire che poi quest'uomo, lo vedete che bell'uomo, che bella presenza, insomma, è anche testimonial di molte ditte importanti, è vero, in Germania, è vero. E insomma in tutto il mondo. Tutto il possiamo mondo. Anche citare qualche nome, tanto a noi non importa, a noi il pubblico di Ritornelli. Google, Microsoft. Te capì? Siemens o da Unicredit? O da, che è un po' in tedesco e un po' in sardo. oppure Mercedes o da... Che bello. Sì, tante. Ecco, la scultura invece nasce in te, questa passione per scolpire, creare, in che anno? Da piccolino facevo, mi ricordo, ne ho trovato uno da poco, sai se giocavo con i pugnali, le spade, le pistole... Beh, abbiamo il passaggio di una bella signora che dirige qua al ristorante Bocca di Bacco, ma che presenza, da noi va bene lo stesso perché le belle signore, sì, sì. Le belle signore ci fa piacere vederle. E quindi ho iniziato a manovrare, a giocare col legno da piccolo, mio nonno era un provetto falegname, costruiva mobili, carri eccetera eccetera, e quindi mi è rimasta questa manualità nella facilità di creatività, quindi... Il legno, vedo un pezzo di legno per terra, per me c'è dentro qualche scultura nascosta. Guarda che noi, giusto appunto, abbiamo alle nostre spalle un certo Pinocchio. Ti ricorda qualcosa questo burattino nato dal legno di Geppetto? Sì. Il nostro Geppetto per il premio Bacco è sempre Fulvio Pinna, ma ricordiamo anche una cosa importantissima, la sua creazione. Muro di Berlino, non lontano 89, Inno alla gioia. Raccontaci anche questo, Fulvio. E questo quest'anno compie proprio 30 anni questo mio dipinto. È il famoso Inno alla gioia che mi ha portato in tutto il mondo. Sono 95 metri. Sono 55 metri quadri. Ah, caspita, beh, ho fatto un po' più lungo, ma va bene, il prestigio tanto c'è stato. Eh sì. E beh, sei l'unico italiano comunque. Sì, sono l'unico italiano ad aver dipinto sul muro di Berlino, alla East Side Gallery, che è diventato monumento nazionale 10 anni fa e dall'anno scorso ufficialmente museo. Che quindi meraviglia. Questa è una cosa veramente ad altissimo livello. Certo. Adesso ha bisogno di restauro perché essendo all'aperto qualcuno il rispetto non no, per sa le opere d'arte sia. Devo dire che spesso non c'è, no? È così. E quindi abbiamo avuto una riunione con la nostra direzione 3-4 giorni fa e sarà tutto restaurato. Restaurato, spensiamo. Avete visto, signori, questo è Fulvio Pinna, grande umiltà, grande talento, ma i veri artisti poi sono così. Il premio Bacco esiste anche grazie a personaggi come Fulvio Pinna. Esatto. Alla prossima, Fulvio. Grazie, saluti. E allora, con Fulvio Pinna, veramente un grandissimo artista di origine sardo, proprio di sardo. Aio, te lo dico io, aio. Ma con grande successo in tutta Europa e soprattutto qui a Berlino. Sono felicissimo per fare per voi un'intervista a Fulvio, ma più che un'intervista è un saluto. E quindi grazie Fulvio di essere sempre con noi ed è veramente un piacere immenso poterti ospitare. Magari un giorno ci vieni anche a trovare a Montecatini Terme. Sì, dai, ti aspettiamo, sei una persona squisita. Ma come no? Dai.
sono ospite tante volte in altre città, quindi bene, ne parleremo. Vieni anche in Toscana da noi. Vieni in Toscana anche da noi. Grazie, Fulvio Pin. Saluti a per voi da Berlino, al Bocca di Bacco, ritornelli forever. Wow.